Abbiamo al telefono l'assessore ai lavori pubblici del comune di Siracusa, Alfredo Foti. Ben trovato, assessore, buongiorno. Buongiorno a te, Gianni, e ai tuoi teleascoltatori. Eccoli lì, ci sono tutti, quelli che ci seguono alla radio, quelli che ci guardano in TV, su FM Italia TV, 872, il canale del Digitale Terrestre. Assessore, sabato abbiamo raccontato di questa bitta che ha ceduto alla Marina, e da lì poi sono partiti tutta una serie di interrogativi dai nostri ascoltatori, in particolare devo dire molti poi presi dal pessimismo cosmico, per quanto abbiamo cercato di rassicurare che va bene le preoccupazioni degli addetti del porto, dicono adesso cosa succede, chiuderanno la banchina eccetera. No, non c'è questo rischio. No, assolutamente questo rischio non c'è. Fammi dire in premessa che questo è uno spiacevolissimo incidente, deplorevole, che non doveva certamente accadere, che ha creato forte imbarazzo ed irritazione a tutta l'amministrazione e anche naturalmente a me stesso. Siamo in attesa di una relazione dettagliata, tecnica, da parte dell'impresa che sta realizzando i lavori di riqualificazione e di ampliamento delle banchine, e quindi da parte dell'amministrazione c'è tutta l'attenzione sul caso. Naturalmente parliamo di un'opera per un importo di lavori totale di 28 milioni di euro, qui c'è stato un piccolo, pare, cedimento dovuto a un serraggio non ben effettuato, nonostante siano stati effettuati i collaudi, comunque collaudi che vengono effettuati a campione, va bene? Quindi non su tutte le cose. Comunque prima di pronunciarci, comunque io aspetto questa relazione, sì, da parte dell'impresa che sta realizzando i lavori. Anche la Capitaneria di Porto ha chiesto medesima relazione, ha chiesto anche che vengano effettuate ulteriori prove di tiraggio e di carico, cose che saranno sicuramente. Ma adesso saranno fatte queste prove sempre a campione o nello scrupolo, nel dubbio, si chiederà alla ditta: senti, visto che già ci hai fatto fare questa figura barbina, almeno vieni qui e verificamele tutte prima che io debba scoprire. Sicuramente verranno tutte verificate, ma io ritengo che si sia trattato di una svista imperdonabile, di una dimenticanza, cioè, di fatto non era avvitato bene il bullone. Sì, sembra che sia un problema appunto di serraggio. Tanto io ho sentito proprio l'assessore Foti, ho sentito dalla sua voce allarmismi. No, gli allarmismi abbiamo detto. Da parte nostra c'è il massimo rigore. Però ho sentito la sua rabbia, l'ho sentita tra le parole, perché ha usato anche aggettivi importanti subito in premessa. Certamente, noi non ci nascondiamo, io non sono tipo che si nasconde dietro un dito, questo è un incidente che non doveva capitare, nonostante parliamo di un'opera di 28 milioni di euro, una bitta che forse incide in termini di lavori economici per lo 0,0001 per mille, diciamo, ma questo non significa. Chiaro. Noi pretendiamo il massimo dell'attenzione su un'opera così importante. Assessore Foti, diciamo subito una cosa, siccome anche tempo fa anche noi ospitammo una polemica per le dimensioni delle bitte, non c'entra, cioè hanno un tiraggio di 20 tonnellate, per cui il tiraggio è di 20 tonnellate, tarato, va bene, non è quello il problema, non è quello di cui ci preoccupiamo. Cioè, quindi non è le polemiche, non sono le dimensioni. Che no, e in ogni caso io ho tenuto più volte a ribadire, io non c'ero nel 2006, non c'era questa amministrazione, non c'era neanche l'amministrazione. Quando è stato fatto il progetto? Quando in conferenza dei servizi chi aveva interessi poteva essere ascoltato, poteva legittimamente partecipare, chiedere di partecipare a quella conferenza dei servizi, quindi io non capisco oggi questo nostro modo di andare sempre indietro. Noi dobbiamo proiettarci ad andare avanti, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo proporre soluzioni. Chiaro. A proposito di andare avanti, nella zona del Molo Sant'Antonio a che punto siamo? Tutto a posto, procedono, i lavori procedono, non abbiamo, ad oggi io non ho notizie di rallentamenti né di ostacoli alla realizzazione del completamento dell'opera. Bene, questa è una buona notizia. In chiusura, assessore Foti, torniamo indietro, lei lo ha già detto, ma volevo sottolinearlo ancora una volta. Adesso alla Marina le bitte di fatto saranno controllate, credo, una per una. Credo ulteriormente, per una questione di scrupolo a questo punto. Ecco, sì, perché insomma, se il problema è il serraggio, cioè come sono abitati i bulloni, meglio andarli a vedere uno ad uno. Con tutto che sono stati fatti i bulloni, però naturalmente noi non devi evitare, chiederemo naturalmente che tutte vengano ricontrollate. È brutto che ceda per un serraggio. Ma certamente, vogliamo scherzare, nessuno ho già detto dell'irritazione, del fastidio che ha manifestato la Giunta, che io ho manifestato anche per iscritto al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento.
Bene, e allora immagino, insomma, già in settimana ci saranno notizie su questi controlli. Ringrazio l'assessore ai lavori pubblici del comune di Siracusa, Alfredo Foti. Una buona giornata, una buona settimana. Anche a lei, anche a te. Ciao Gianni, ciao.